Ciao, sono Samantha Guidardone, entomologa di Nunems, e oggi ti parlerò della problematica dell'afide verde scuro del melone, nome scientifico Aphis gossypii. Insieme vedremo come riconoscerlo e combatterlo. L'afide verde scuro del melone è un insetto presente in molte aree geografiche delle regioni tropicali e temperate. È un insetto polifago con una preferenza per agrumi, malvace e cucurbitace. Per quest'ultima famiglia di piante, in particolare, rappresenta l'insetto più dannoso, in quanto provoca deperimento delle piante ed è in grado di trasmettere numerose virosi. Come potete vedere dalle immagini, l'afide del melone è facilmente riconoscibile dal suo colore verde scuro e può essere con o senza ali. Nelle zone a clima più rigido, a fine estate le femmine depongono delle uova durevoli, generalmente su catalpa o ibisco. A fine inverno, poi verso la primavera, le uova si schiudono, dando origine alle neanidi delle femmine fondatrici, che genereranno poi delle nuove colonie. Nelle regioni a clima più mite, le femmine non depongono mai le uova, ma continuano a riprodursi in modo viviparo per tutto l'anno. L'afide del melone può essere combattuto con insetticidi specifici, alcuni dei quali però non possono più essere utilizzati a causa della loro pericolosità per gli insetti utili. Per altri, invece, si teme che possano perdere la loro efficacia a causa dell'instaurarsi in campo di popolazioni di afidi resistenti. Noi di Nunems siamo impegnati da molto tempo nella ricerca di varietà di melone resistenti agli afidi. Alcune sono già disponibili nei nostri cataloghi, altre invece arriveranno in futuro. Queste rappresentano un'arma molto efficace che, utilizzata opportunamente in un'ottica di lotta integrata, può salvaguardare la coltivazione del melone da attacchi massicci di afidi e conseguenti virosi. Grazie per aver visto questo video, ti invito a seguirci sui nostri canali social e sul sito nunems.com. BASF. We create chemistry.